A tutti un ben trovati da questo primo appuntamento con Civile. Che cosa vuol dire economia civile? Cicerone dà una bellissima definizione, distingue tra civitas e urbs. La civitas è la città delle anime, l'urbs è la città delle pietre. L'agire economico non può essere finalizzato soltanto ad uno scopo, che è quello che oggi noi chiamiamo il profitto. Nel mondo, negli ultimi 10 anni, intuitivamente le persone queste cose le stanno capendo. Perché? Perché hanno capito che, ad esempio, una felicità privata legata solo al proprio standing, cioè al proprio status e al proprio consumo, è una felicità che crea ansia, perché devi difenderti dagli altri, e molto spesso non riesci poi a moltiplicarla nella vita quotidiana. In questo contesto storico, in questo momento, bisogna essere dei sognatori, bisogna essere dei visionari. Allora, adesso andiamo a vedere questo contributo, perché gli imprenditori che lo hanno capito, questo cercano anche di trasmetterlo ai giovani. Partire da un gioco per avviare un cammino di nuove relazioni e modi di fare mercato è l'obiettivo con il quale un gruppo di imprenditori baresi hanno deciso di cimentarsi insieme con gli studenti delle terze classi dell'Istituto Calamandrei di Bari nell'ambito dell'iniziativa Civilopoli. Questo modello economico non è più sostenibile. L'inquinamento da smog nelle città, i dati dell'OMS sono devastanti. Questa consapevolezza è diffusa tra i cittadini. Viva Dio, si sta diffondendo nelle imprese. Qui c'è la novità dell'economia civile, perché l'economia la facciamo noi consumatori, quando acquistiamo, la fanno le associazioni ambientaliste, ma il volano dell'economia è l'imprenditore.